Ma che cazzo c'è uno spogliatoio in una grotta? Lo Schalke 04. Ci prendemmo un processo, Serie B, mi sa. Sì, come l'Hamburgo. Ci prendemmo un tela dallo Schalke. Ci abbiamo preso ciao. Invece abbiamo preso Oves. Oves, cazzo. Sai che mi ero completamente. Okay, neanche. Mi ero completamente dimenticato dell'esistenza di Oves. Ma guarda. Anche per me è abbastanza una figura mitologica. Io ho giocato tipo tre partite, dove essere di forza difensiva. Sono seduto di Barzagli, tipo. Comunque io in questa Italia Verratti ce l'avrei portato. Piuttosto che Giorginio. No, piuttosto che Foloruscio. No, Foloruscio no, piuttosto che Giorginio, Diocane, Adri. Giorginio è inguardabile. Ma perché Foloruscio? Vabbè, ma almeno non è morto come Giorginio. Giorginio tira i rigori. Insomma, ha giocato bene però contro la Albania. Sì, vabbè, insomma. E capisco. Piuttosto metti Fagioli piuttosto che Giorginio. Tanto. E poi mi sei portato anche Immobile. Quello ha fatto bene. Anche perché, cioè, sai, l'ultimo recupero ha fatto un gol Immobile. Ti ha fatto quell'assist con la Spagna. Sì, vero, ma cazzo, ma siamo anche più forte. Immobile, se non giocano per lui. Io so, direi che Scamacca te lo con una pippa. Io ho questa sensazione qua, poi mi voglio sbagliare, Però, ovviamente, andava tutto quando è che si blocca. Quanto ci vogliamo fare stereotipare da 0 a 10? Ok, questa sarà una partita normale, ma per noi avrà supplementari perché si blocca di continuo. Torna live, intanto è il passato. Mezz'ora. Esatto. Niente, mi ha buttato direttamente fuori. Lineare. Vabbè, che la Rai c'ha un sacco di connessione, si sapeva, però ora manco a far così. Dai, ributtami fuori la terza volta. Sì, 4 minuti, zio. No. Posso vedere la partita? Ecco, questi sono i casi in cui rimpiango da son. Insomma. Mi scoccia dirlo, ma rimpiango da son. Meglio di tutti Prime Video. Quello è proprio una scheggio. Ma guarda, per me Prime Video si può pigliare tutta la serie A. No, Amazon Prime, 36 euro l'anno. È quello. Squadra che vince non si cambia senso. Calafiori e Pellegrini diffidati, è vero. Nei gironi alla seconda si è squalificato. Beh, Yamal. Anche per gli ottavi vale. No. Credo che se ne hai una, gli ottavi diventano tre. Yamal e Williams mi mettono una paura assurda. Ma massimo la prendo dopo, lascia lui. Ma non l'ho data a te, l'ho data a lui. Alla fine comunque con le squadre io seguivo. Va bene, vediamo se riusciamo a prendere gol dopo 28 secondi pure oggi. È cominciata, sì, Spagna Italia, di Lorenzo. Cioè, ha fatto un passaggio. Ecco subito il gol della sovrapposizione. Vabbè, giocano in Serie B queste, vanno più giocatori che ti fanno. Giocano? Nico Williams, uno contro uno con la Gelsenkirchen, dove c'è lo Shaq. Non ci giocava in Inghilterra, intervento fantastico di Donald. Già subito, era 28 secondi. Era un minuto e 28 per me. Secondo me lo lasci libero perché mica perdi nella mia auto, se non la lasci saltare. Giorginio, vedi, Giorginio, quello che ti dico io. Che pena. Che poi non fosse questo, cioè, mai. Però poi se ti dà queste cose. Vabbè, anche Nico Williams contro Di Lorenzo. Prova a disorientare Barella. È come mettere Roberto Carlos contro Stigarribia. Mi ricordo la maglia rosa, ecco, lo sapevo. Ma dobbiamo aspettare prima che si resetti. E dai, Gesù Cristo, piglia un cazzo. Che succede? Sì, vabbè, dai, che due palle. La partita intanto è già finita. Giustamente la pubblicità, no? Due pubblicità. Oh, ce l'abbiamo. Il rilancio di Donnarumma. Turpin bastardo. Sì, ma anche quello lì, il super arbitro UEFA Shakir. Il super arbitro UEFA, quello lì Shakir, quello che ha detto la finale a Berlino. Si ricomincia da Calafiori. Taylor. Sì, no, vabbè.
e da qui insomma non vedo motivi di particolare intanto per Scamacca da Pellegrini Scamaccone ha detto che Scamacca era vinto che roba è, sono i talloni che possono mettere in difficoltà la spalla. Io sono onesto, Scamacca per me è sempre stato una pippa, ha giocato bene quest'anno perché Gasperini ci ha saputo fare, ma Scamacca per me è sempre stato un po' incognito, mi ricordo che c'era Bustem era rotto, quasi da fermo, e Pellegrini se l'è presa con Scamacca per la scelta, non è che tipo si potevamo italianizzare il comando, no? L'avanzata di l'uomo che guarda io cambio, l'avevo visto dentro clamorosa, ancora di testa, ancora due passi da Donnarumma, difesa italiana che in queste occasioni deve difesa italiana che quindi Lorenzo fa libero, si fa scappare anche lui perché il traversone è forte, teso a girare un po' tutta la difesa, qui cerca di fare il tocco facile, ma questa è l'occasione al 90esimo per l'Albania o comunque sesto Italia-Spagna in 5 europei, allarga verso Di Marco, c'è un po' di spazio davanti, 2008, si muove 12 più volte 16, 21 è questo. Jorginho cerca la possibilità per Scamacca che forse non di fuori gioco, no. Si rialza ancora la bandierina dell'assistente a conclusione dell'azione, l'arbitro lascia giocare Frattesi. Scamacca, bene per Pellegrini, è libero. Dai. Di Marco, buono Pellegrini, Di Marco, Di Marco, se sei così forte fa un bel cross in mezzo e ti dirò non ha fatto neanche male in mezzo a tre, ma se però ci va nessuno perché ha attaccato tutti diciamo verso la porta di ancora Dio Morgan lo spazio verso la mia che viene anticipato, grande giocata contro lo so, il doppio dribbling, la mia palla, gol, questo è gol, questo è gol, costretto ad evitarsi, torna un muro insuperabile, può ripartire l'Italia. Scamacca tiene la palla però. Comunque io ho la mia teoria dal Bologna, Scamacca, altro che Zizze, uno come Calafiori 60 milioni subito, ma secondo me ci fa talmente un danno, ma no, che era Fabian Ruiz, diventa difficile, più ovviamente tira il tiro da fuori, il pallone in calcio d'angolo, qui lo vediamo, eccolo lì. Secondo me se arrivi all'intervallo a 0-0 questi si demotivano, come è successo già. Nico Williams, vabbè, quella semifinale totalmente immeritata, mi sto ancora chiedendo come abbiamo vinta perché se giochi 10 volte non la vince. Ascolta, cioè, alla fine le partite si devono andare a cambiare bene, Pellegrini perché anche tipo il Real Col City c'è che avrebbe inserimento di Di Marco, ma per carità il cross sul secondo palo troppo lungo, tutti e tre bravicini, quelli precedente di Morata, qua Lorenzo ha fatto una cosa sontuosa, per me è una pippa al suo con Cucurella, però vabbè intervento di attenzione, non trova lo specchio da me. Se si chiamasse Cucchiarella farebbe la riserva al Bari. Sì. Immagina questa nazionale allenata da Pioli, quanti gol avrebbe già preso adesso? La miglia mala. Fosse allenata da Allegri abbiamo passato l'ultima mezz'ora in difesa. No, faremo tutto l'Europeo 0-0. Buona l'apertura per Carvajal. Così fa un gol dopo 5 minuti, poi 90 minuti in difesa. Sofferenza. Pellegrini terzino. Pellegrini noi ovviamente le ancora verso Pupurella. Madonna, 38% di possesso palla in campo, rimessa laterale in favore dell'Italia, due volte anche di meno all'Europeo l'ultimo si è toccato palla, abbiamo pure vinto. Madonna, Scamacca che allarga bene verso Pellegrini, lancio in perché a cercare Barella, la chiusura buono libero, Federico Chiesa che c'è Di Marco, andare all'uno contro uno con Cucurella, Chiesa il destro, ma vai a fare il culo, vai che ha tenuto palla Scamacca, quindi c'è più la più alta perché ci sei di aprire il gioco di andare gliela deviato, no, mai la vita, guarda non vale l'uno contro uno, tenta un tiro, poteva calciare più incrociato, la palla va fortissima, la rimessa in gioco, l'ha detto la palla va Simona, dopo il tentativo di Federico Chiesa, vorrebbe il pallone Chiesa, il pallone arriva dove c'è Barella e in una situazione finisce il primo scempio, fischia l'arbitro, si arrabbia Spalletti, Spalletta è tosta che suo, cioè si sa. Lo so. UEFA Euro 2024 è presentato da Coca-Cola. Un po' una partita alta, alla fine poi magari si trova 1-0. Oh, bravo, guarda. All'85esimo si chiude lì.
gruppo B del e dai così europeo. Vediamo un po' che ne esce fuori, già fallo dopo 17 secondi. Vai, giallo anche per il Cristante, proprio appena entrato, così, boom. Vabbè, il pallone. Si è fatto male che ha colpito la testa. Sì, con la palla. Mio cane, che cazzo è che sia successo? I palloni sono gonfiati a 1861 atmosfere. Ovviamente ti mancava che si bloccasse, no? Niente, non ci si fa. La Rai ha provato a resistere, ma alla fine ha dovuto cedere. Pubblicità, sta a vedere, eh? Però a carica la pubblicità sei bravissimo, eh? Carla, quindi non contiene grassi diversi da... No! C'è anche il testa di essere. Pure Aria Lenzo. Madonna. Guardate. Facciamo essere un fenomeno su Cureia, pensate. Bravo Di Lorenzo questa volta, a rubargli il tempo, poi sbaglia però la misura di un passaggio che non era così. Non fanno tre passaggi in fila. No, ma lo pigliamo. La miglia malla. Lo pigliamo. Così per forza. Ancora Carvajal, lo scambio, Barella. Carvajal, Rodri, di là dove c'è Cucurella. Nico Williams. Finta e controfinta, cerca il fondo, eccolo il cross, dentro. Colpo di testa con lunga durata. L'autogol ci voglio. La ricerca sempre l'uno contro uno, vanno sempre anche se c'ha due uomini nel confronto diretto e poi mette questa palla tagliata ancora una volta, siamo imprecisi. Vabbè, era scritto, era chiaro che si pigliasse. Scalafiori. Sì, ma così, cazzo. Bastava lasciarla passare, non ci arrivava neanche Morata. Vuoi vedere che buco sto qua, Calafiori perde 20 milioni di valore. Adesso tira un po' i coglioni, scambi, Spalletti. Gli ha anche fatti i cambi. Sì, no, allora che cazzo ha messo? Ha messo Cristante, che ha messo? Ha messo Cristante e cambiato. Cucurella e Roberto Carlos stasera. Esce bene ancora la Spagna da una situazione difensiva. Fabian Ruiz centralmente, Pedri, Morata. C'è spazio, Morata, donna Roma. Calcio d'angolo, troppo spazio, siamo ora sfilacciati, non riusciamo a pressare bene, quindi magari se non pressi bene creano. Parla con Domenichini, con Baldini, con i suoi vice, con i suoi assistenti per trovare soluzioni. Anche il secondo Williams, il colpo di testa sulla linea, quasi salva Cambiaso, evita il colpo del KO. Carvajal, Cucurella. Dai. Ricomincia con le finte di Lamine Yamal, prova a disorientare l'avversario. Il tocco centrale per Fabian Ruiz, ancora Lamine Yamal, arriva a supporto Carvajal. Oh. Ma quanti ne abbiamo fatto? Boh, uno. Sì, neanche. Allora, se parliamo quadra deve finire 3-0. Minimo. Ce la prende della Fuente. Ce la prende, stai vincendo, vincerai, se fai anche un altro gol che te la prendi. Campiori, Beteghi, andiamo bene. Rodri. Lo attacca Barella. Pallone intercettato da Cristante che cerca di tenerlo in campo. Buono. Ci riesce perché l'assistente lì ha due passi e lascia giocare. Buono. Cristante arriva quasi sul fondo dalla parte. Dai, ma che merda hai messo? Soppio Retechi. Che cazzo è? Ma chi è? Ma chi è? Esce Cucurella, libero Nico Williams. Può andare all'uno contro uno con Di Lorenzo. Lo punta Nico Williams. Converge, cerca lo spazio per la conclusione. Traversa. Con una super giocata di Nico Williams. E d'altronde una pompella da terra, calcio di punizione da posizione interessante. Ma effetti di no, dai. Lì ci vuole il miglior Pellegrini. Quello che con la Lazio fece quella punizione lì da mille una notte. Ci vuole quel Pellegrini lì. Dai Pellegrini. Va Pellegrini. Destro sul fondo. Era anche lenta la palla, non si è abbassata in maniera giusta e poi Unai Simone era proprio sulla traiettoria, vedi? Ha preferito strazio. Pallone verso Bastoni, lo intercetta Nico Williams. Poi esce Nico Williams. E forse un po' stanco, però insomma. Ha fatto quello che gli pare. Ha contribuito. Cazzo è stanco. Il lancio di Bastoni a cercare l'inserimento di Zaccagni, pallone che sembra troppo lungo, l'uscita in due tempi di Unai Simone. Anche perché Unai Simone ho letto benissimo. Ma guarda come ti è partito quello. E Jose Perez. No, anticipo su Zaccagni. Bravo Zaccagni. Puntare l'avversario, cerca l'1-2. Dagliela, vai. Ancora Zaccagni. No. Sempre Zaccagni, fermato dal recupero di Fabian Ruiz. Ferran Torres anticipato. Raspadori prova a girarsi. No, in mezzo. Certo. No. Madonna. Cristante. Ma guarda te, che buono che è Cristante. No, ma è forte. Fa fortissimo Cristante. Fortissimo. Barella che
dice rialzati a un giocatore avversario, è qualcosa di veramente bellissimo. Dai che sono 2-0. Cucureia a Jose Perez da quest'altra parte. Tunnel ai danni di Di Lorenzo. Jose Perez sul primo palo. Donnarumma si salva ancora l'Italia. Bastoni. Il colpo di testa di Rodri. Provate a gestire la palla però. Palla. Di Lorenzo. Qua veramente il nulla, nulla che ci possa essere. L'uomo che ha evitato un KO molto più pesante. Di Lorenzo perde ancora il duello con Jose Perez. Che eccolo. Sempre Donnarumma, un gigante in porta. Gigio Donnarumma. Di Marco. Pensa un po' che ci ha messo. Un tentativo disperato adesso. Con calma. Andateci, andateci. La Spagna ha recuperato. Tanto per perdere, per perdere uguale. Cristante. No. A cercare Cambiaso, l'anticipo ancora, anzi metti la palletta cappisciatina lì e si quando si parla di giocatori forti, meno forti, quella più forte di sono qui le partite dove veri giocatori vengono fuori, sono queste. Parte il traversone, troppo corto, bella merda, odiosi in spagnoli però, adesso forti. Sale l'urlo dei tifosi azzurri. Dopo una stagione così mi mancava perdere, giocare male, mi mancava proprio. Ok, facciamo tutte le... Eccolo il cross, il colpo di testa, il pallone sbuca ancora dove c'è Cambiaso, altra opportunità, l'uno contro uno, cerca lo spazio per il traversone, parte il cross dalla parte opposta, Di Lorenzo mette in mezzo, allontana Rodri, si coordina Calafiori. Finisce, dai. Era difficile questo tiro ovviamente, anche perché dentro la Spagna, finita, sono passati. La Spagna 1-0, l'Italia la qualificazione se la dovrà guadagnare nell'ultima partita contro la Croazia, punto. Ah beh, sicuro, vabbè, poteva andare peggio per come si è giocato, poteva andare molto peggio. Sì, poteva prendere 3-4 gol, ma sicuro. Poteva essere 2012 parte 2. Tanto, forse vabbè, dai, c'è una tecnica che già sapevamo. Che appena lì però amo tutta l'altra squadra. Grazie, perché sì, all'ultimo facciamo perdere la spiaggia, quindi è una qualità.